Buongiorno, oggi facciamo un bel dolce insieme per la mia selfie ricetta della settimana. Faccio una torta di carote e mandorle con scorzette di arancia. È una torta che i miei figli non hanno mai mangiato e quindi la mission impossible di oggi sarà quella di farli mangiare una torta con le carote. La prima cosa da fare è frullare le carote. Eccole qui le mie carotine frullate. Adesso montiamo 3 uova con lo zucchero e poi via via andiamo a montare tutti gli altri ingredienti, anzi ad assemblare tutti gli altri ingredienti. Aggiungo l'olio, le carote. Bene, adesso cambio ciotola perché è troppo piccola perché devo aggiungere ancora le farine. Sì, le farine, perché saranno 100 g di farina di mandorle. Se non avete la farina di mandorla, basta frullare 100 g di mandorle pelate. 200 g di farina 00, a cui ho aggiunto già una bustina di lievito. Eccomi qui, metto le farine, la farina con il lievito e la farina di mandorle e vado aggiungendo a poco il mio composto e inizio a montare. Aggiungo anche il latte. È arrivato il momento finale di grattare l'arancia, la scorza di un'arancia. Andiamo a mettere il composto in uno stampo. Ho deciso, così mentre ho aperto i cassetti, di farne due stampi piccolini. Perché? Una la voglio fare con una glassa speciale all'arancia, che i miei figli sicuramente non mangeranno. E invece un'altra la faccio liscia, con magari un po' di zucchero a velo, sperando sempre che i miei figli possano gratificarmi. Cosa che avviene raramente. Verso il contenuto della ciotola nelle mie tegliette. Eccomi qui in forno le mie tortine a 160 gradi per un'ora. Io utilizzo il forno a vapore. Se voi non doveste averlo, utilizzate un forno elettrico normale, mettete una ciotolina d'acqua per creare umidità e sempre 160 gradi per un'oretta, va bene? Controllatela sempre con la prova stuzzicadenti. Nel frattempo facciamo insieme la glassa, che sarà una glassa all'arancia. Non me ne servirà tanta, quindi ho spremuto un'arancia e mezza. Metto una bella quantità di zucchero a velo, iniziamo a montare. Le ho fatte raffreddare, guardate come sono carine, le sformiamo insieme. E voilà! Che carina! Guardate che è morbidissima! Le sformiamo tutte e due e poi vi farò vedere come verserò la glassa. Io la glassa la metto così, un po'. Scenderà da sola. Avevo lasciato delle carotine, le mettiamo su a guarnire. Direi che la mettiamo su un piatto un po' più pulito e vi presento il dolce finale. Eccola qui la mia super torta di carote con glassa e carotine. Questa la mettiamo a fianco. La lascio così perché i miei figli non amano neanche lo zucchero a velo, vabbè, dei figli un po' anomali. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima selfie ricetta.